Salve a tutti amici, è l'11 aprile 2014, io sono in autostrada e sto andando a Frascati, alla sede italiana dell'Agenzia Spaziale Europea, lo European Scientific Research Institute, appunto di Frascati, dove alle 16, oggi pomeriggio, avrò l'opportunità di incontrare Luca Parmitano, il nostro mitico astronauta che è stato per 6 mesi nello spazio e che oggi comincia un tour in Italia dove incontrerà tutti gli appassionati di astronomia, di tecnologia, scienze in generale, durante il quale parlerà della sua esperienza nello spazio. Oggi avremo l'opportunità appunto di incontrarlo, di sentire direttamente dalla sua voce la sua esperienza e probabilmente riusciremo a fargli qualche domanda. Quindi venite con me e seguitemi. Eccoci qui amici, sono entrato, mi trovo nella sede italiana dell'Agenzia Spaziale Europea, siamo a Frascati, ho già avuto il mio badge con il mio Twitter username e la foto di Luca, bellissima, il nastro che riporta l'hashtag della giornata LucaTweetUp. È una giornata meravigliosa, questa è la sede dell'Agenzia Spaziale Europea. Come potete vedere la giornata è fantastica, temperatura ideale. Siamo lì per l'impresa. Faccio silenzio perché siamo in pochi, ancora deve arrivare un po' di gente. Adesso vi mostro lo schermo dove vengono mandati live i nostri tweet con l'hashtag LucaTweetUp. Grande. Mitico Luca. So, first of all, welcome, thanks for being here today. This is fantastic and very emotional seeing all these people here for me. First of all, I thank you all for my invitation. Massimiliano Belisario, Max_Belisario on Twitter.
it's very difficult to speak in front of my hero, so I try to ask you my question. I'm a doctor, so my question will be about medicine. Father Francesco stole my question, so I make another one. What kind of medical training you get before to go in space? And if you, how do you deal with medical emergency if you find someone? Thank you very much. Okay. First of all, I have to make a point that's very important for me. Please, don't ask yourself. First of all, because in Italy, we like heroes when they're dead. No. A very important point. There are no streets named after me, so, and there won't be for a long time. So first, seriously, we are absolutely normal people. We are the most normal people you will find. We're so normal, we are really boring. On any dinner, you'll fall asleep on the second. To answer your question, so the medical training is actually a lot of fun. It was a lot of fun for me. You get to stick people and draw their blood, and they cannot go away. So it's, we do emergency training. So on the space station, unless you have a doctor, the crew members are trained as crew medical officers. So it's basically CPR and basic emergency or basic checks. We need to be able to follow the directions of a doctor. So I know how to, blood pressure, washing an eye, try to get things that fall behind in the ears. So basic health checks, we are all capable of doing that, and then we are trained in CPR. In a very special condition, which is weightless, not very easy. So we train on this station when we get on board to try and do and revive. And also, we have a wide array of medicines that we can use. We can distribute to the crew, and also we have a set of things that we can use in case of cardiac arrest. We are capable of trying to revive a person who went into cardiac arrest. How do we deal with it? I don't know, because I don't think we've ever had a medical emergency. I know that there's been cases in which we did a catheterization of an astronaut. Couldn't go, and really needed to go. So somebody in the catheter, I think it was a doctor on board. But we have been trained to do it on a mannequin. We've been trained to do a catheterization. So those kind of things we are trained to do. Now, after my training in the States, I actually suggested ESA to start a program where they go into an ER room and try to do emergency field training where they help and understand how to do a suture on a real person, how to kind of help a person that's panicked and do the kind of thing. And I would like to go through the training myself. Thank you. That's the extent of our medical training so far. Grazie. And we can also instruct you. Question at the back? Allora ragazzi, l'evento è finito, Luca è dovuto scappare via perché aveva degli impegni, non è riuscito ad autografare tutte le fotografie che gli abbiamo portato. Siamo riusciti a dargli i nostri regali, speriamo che sia contento. Io ne approfitto per ringraziare l'Agenzia Spaziale Europea, l'Agenzia Spaziale Italiana e tutti quelli che hanno reso possibile questo evento, averci dato questa opportunità di trascorrere una giornata in compagnia del nostro eroe, anche se lui dice che non dobbiamo chiamarlo eroe, però possiamo dire almeno il nostro supereroe. Grazie Luca, grazie a tutti voi per aver guardato il video, se vi è piaciuto mettete un mi piace e condividetelo su Facebook. Io vi saluto e alla prossima, ciao!